Allora, grazie Silvano, volevo solo dire due cose prima di raccontarvi questa scuola particolare che abbiamo avuto da alcune creature di luce che è durata parecchi anni e che poi in concomitanza a questa cosa oggi ve ne parlo. Prima di tutto, beh, ringrazio Silvano dell'invito. Oggi avevo avuto lo stimolo soprattutto di parlare di Maria. Vedo alcune facce che conosco, per cui molti di voi probabilmente conoscono già la contattista o contattata Maria Morganti, la fondatrice dell'associazione socioculturale La Corona, con la quale io ho collaborato per quasi 19 anni. Qui presenti ci sono anche due figlie oggi, che ringrazio. Poi, in concomitanza all'uscita di questo ultimo lavoro librario, ho detto a Silvano, va bene, se desideri oggi ne parlo, oggi parlo un po' di questa particolare scuola. Devo ricordare che senza l'aiuto di queste creature che a noi si sono presentati come meridiani e comunicavano sempre per via telepatica con Maria, volevo provare a cercare un'immagine che ho estrapolato prima per chi non conosce Maria naturalmente, che si possa vedere, ed è questa, credo questa, yes. Qui siamo in Egitto, siamo in uno dei nostri viaggi di ricerca, ma adesso non vi voglio portare troppo fuori con le informazioni, mi concentro un po' sui ciechi nel Ghana, ma era giusto per farvi vedere Maria per chi non la conosce. Silvano mi ha promesso che al prossimo appuntamento annuale, magari l'anno prossimo, avrò modo di A metà parlarne, anno, diciamo a così. metà anno, benissimo, così in un'oretta per chi non l'ha conosciuta, questa contattista, unica nelle sue rivelazioni non dette da noi, da lei, ma in Italia a livello pubblico, oggi mi sono preso l'impegno di far conoscere un po' tutto il suo percorso. Oggi l'argomento è i ciechi nel grano perché? Perché attraverso la scuola ricevuta da Maria a livello telepatico, ad oggi io mi rendo conto che sembra quasi arrogante ciò che posso dire, ma la chiave di lettura che noi abbiamo proposto e che stiamo proponendo in realtà, fai dare la carrellata Moreno dei cerchi, giusto per iniziare la cosa. I cerchi nel grano sicuramente molti di voi ne sono appassionati, ne hanno visti, molti di voi probabilmente avranno avuto esperienze dirette, avranno solcato campi, saranno stati all'estero. Sulla sinistra hai la presentazione, visualizza presentazione, yes, grazie Moreno. Ad oggi, non so se siete d'accordo con me, ma questi segni del cielo, come possiamo definirli questi simboli sulla terra, per mettermi in sintonia con ogni vostra esperienza o con ogni vostra idea, possono essere definiti in varissimi, in tantissimi modi. Per noi sono proprio messaggi dal cielo sulla terra, per cui sono stati, la terra è stata proprio plasmata da questa sorta di simbologia particolare, la quale è stata sempre associata a qualche simbolo, a qualche immagine conosciuta, mi viene in mente così al momento ai mandala, a comunicazioni a livello simbolico legate ad altre filosofie di pensiero e così via. Ma mai, mai è stato pensato un metodo per poterli leggere. Un giorno di molti anni fa, Neuronice e Ram, erano due meridiani in contatto con Maria, ci chiesero: volete sviluppare questa scuola particolare per poterli leggere? Cosa che ancora oggi non è mai stata fatta, e noi abbiamo accettato questo piccolo percorso che è durato oltre un decennio. E lì abbiamo iniziato questa particolare scuola. Oggi, senza stressarvi troppo, cercherò di essere veloce, sintetico, ma portarvi per mano in modo tale che voi, o alcuni di voi, che magari non si sono mai posto questo nuovo modo di vedere i cerchi sul, nel o del grano, come li volete chiamare, non è un problema, o crop circle, come volete, o come sono stati coniati, magari io ho la speranza, attraverso questi incontri che ho deciso di tenere ogni qualvolta vengo invitato da amici come Silvano, da dare questo spunto nuovo, proprio per guardarli in modo diverso.
E adesso inizio, per cui vi prego, io ho deciso di stare così in piedi perché là non mi sento bene e poi la gente mi piace stare, poi con la scuola di Maria noi abbiamo sempre vissuto in mezzo alla gente e io voglio continuare questo percorso. Se c'è qualcosa che non è chiaro, fermatemi, chiedetemi. In poche slide io ho cercato di sintetizzare quasi oltre 10 anni di scuola e come spesso ci chiedevano, ci dicevano, ma queste creature vi davano proprio le indicazioni, ci davano gli spunti per ragionare e per riflettere. Poi c'era del lavoro. Come qualsiasi contattista o contattato possa essere, sa benissimo che la scuola celeste, la più alta scuola celeste, è fatta di un percorso profondo di ricerca, di evoluzione, per cui nulla è semplice, nulla è così scontato. Moreno, parti con la presentazione. Allora, queste creature, lì vedete Maria, parti pure con la F5, parti pure con la F5. Ok, vai, invio. Lì vedete Maria, come vi dicevo prima, la fondatrice proprio di questa associazione nel 92, vai Moreno. Vai quando... fai entrare le immagini di tutta la slide, perfetto. Allora, che cosa dissero queste creature? Dovete cominciare a guardare questi disegni, premetto, apro e chiudo parentesi, non tocco per scelta e non lo voglio più fare, anche perché fisicamente non ho più Maria vicino, fisicamente, perché ha lasciato questo percorso terreno l'8 gennaio del 2011, ok? Ma io voglio continuare su questo percorso perché noi siamo andati al di là delle discussioni, sono fatti da creature celesti, non sono fatti da creature celesti, sono fatti dagli uomini, il contesto dei click makers e così via. Io sto fuori da questo contesto. Partiamo dal presupposto che, personalmente, anche con Maria abbiamo avuto la fortuna di farlo, per noi è una simbologia molto particolare, per le caratteristiche, chiamiamole così, scientifiche, è stato provato, ma non accettato, il fatto che è impossibile che la mano umana possa fare ciò. Detto questo, chiudo parentesi, non voglio creare polemiche o altre cose. Dimmi, sei veloce, sì. Disegnato, dicevo, se può essere una risposta da qualcuno che sta oltre il nostro mondo, alla sonda che è stata inviata nello spazio tantissimi anni fa, dove in un cerchio d'oro mi sembra hanno segnato la locazione della Terra, il sistema solare, eccetera, eccetera. Alla fine rispondo, perché perfetto. Questa è una domanda riflessiva, per cui la chiudiamo, prego. Allora, come dicevo, non dovete più cominciare a guardare, vai Moreno, vai un'altra slide, non dovete cominciare più a guardare qualcosa di piatto, di qualcosa di appoggiato, ma dovete cominciare a vederli come un qualcosa di solido, un qualcosa che ha un movimento, un qualcosa che ha una sua figura, una sua forma. Allora lì iniziò, già neuronice, fin dall'inizio, vai Moreno, iniziò a dire, benissimo, voi prendete un cerchio semplicemente, non guardatelo più come un cerchio pressato, ma cominciate a interpretare questo cerchio come un cono, associato a tutti i movimenti che ha un cono, per cui un'entrata, un'uscita, un movimento e così via. Questo per noi è stato l'inizio di riflettere su questi disegni. Vai Moreno. Vai con la slide, benissimo, ferma qui. Allora noi abbiamo cominciato a prendere qualche riferimento, questo ad esempio è il cerchio legato del 99, e abbiamo cominciato a vedere, beh, se questo è il concetto, allora cominciamo a capire che magari su questo cerchio legato può esserci un cerchio, e cioè un cono, e nei vari disegni cerchiamo di trovare qualche formazione di forma, qualche formazione solida, come ad esempio su questo potrebbe essere, adesso che vi sto inoltrando piano piano, potrebbe essere un... Vai Moreno? Benissimo. Per cui, entrando subito su questo concetto, abbiamo proprio una forma solida, cubica, all'interno di un cono.
voi pensate che da questo momento noi abbiamo cominciato a vedere tutti questi disegni, questi enormi pittogrammi, veramente da un punto di vista completamente diverso. All'inizio di questa scuola noi ne prendevamo tanti come riferimento, cercavamo di anche noi di esperienziare e di guardarne il più possibile anche per cominciare a comprendere questo sistema. Perciò siamo andati avanti e piano piano abbiamo detto ok, se questa è la forma e questa vai e questa è la base, allora possiamo prendere anche un altro disegno, io questo l'ho un po' girato, vai Moreno, vai. E per cui dicevo, qui può prendere veramente forma dalla posizione tridimensionale. Per cui prendendo un cerchio, anche un cerchio del grano di questo genere, e collocando sempre qualcosa di cubico all'interno, come potrebbe essere un disegno piatto che avete visto qui, vai, cambiando un po' la nostra prospettiva, abbiamo cominciato a veramente capire che c'era senso su questa cosa. Ma non capivamo ancora perché. Perché ci stavano portando a ragionare in quel modo? Non riuscivamo ancora a collegare il concetto di, seguitemi, guardarli in maniera diversa, ma un giorno poterli leggere. Eravamo ancora un po' distanti da questa cosa. Però fiduciosi con la scuola di Maria, sempre pressante, siamo andati avanti su questa linea. Questo è un piccolo esempio. Moreno, vai sul video perché sai che qui non parte. Allora, adesso vi ho accennato al concetto di prospettiva, ok? Sappiamo benissimo che il concetto di prospettico è basato su tre valori fondamentali: io che guardo, cosa sto guardando, per cui una volta che ho un oggetto che sto guardando, e il contesto dell'ambiente in cui lo sto guardando, ok? Queste sono le basi proprio di grafiche quando noi costruiamo qualcosa. Per cui in questo modo qui, voi avete visto all'inizio del video, io ho fatto una linea. Moreno, torna all'inizio. In realtà, nel momento in cui ho prospettivamente sono davanti a un segmento di questo genere, parti dall'inizio, Moreno, e blocco, benissimo. Fermalo, pausa, yes. Sarete straordinariamente d'accordo con me che abbiamo una linea, una semplice linea. Solo perché la stiamo guardando questo oggetto da questa prospettiva. Ok, questo è un esempio pratico giusto perché capite quello che voglio trasferirvi. Ma, vai avanti col video, se cominciamo a cambiare il nostro punto di osservazione, cominciamo a renderci conto che di fronte abbiamo tutt'altro che una linea. In questo caso io ho fatto questo piccolo esempio di una lavagna. E perché volontariamente, adesso vedete che la porterò in primo piano, perché volontariamente su questa lavagna scritto un sacco di simboli? Perché anche a quel punto lì, cambiando la mia prospettiva, pensando di aver visto sempre questo oggetto in un certo modo, ma potendolo guardare da un punto di vista diverso e anche molto più attento e più vicino, posso scoprire veramente un sacco di altre informazioni. Siete d'accordo su questo? Per cui, sempre all'inizio, per poter capire il perché ci stavano portando per mano su questo sentiero, noi abbiamo continuato sempre a mantenere questa linea. Abbiamo detto, vai Moreno, benissimo. Se questa è la possibilità che ci danno di guardare questi cerchi nel grano da questo punto di vista diverso, andiamo avanti così perché penso che il risultato arriverà. Con il tempo, ma arriverà. Vai Moreno, esci e riparti dalla slide. Finché Moreno mi fa ripartire la slide, apro e chiudo parentesi, perché spesso mi viene chiesto, io amavo raccontarlo quando avevo sempre Maria vicino a me, perché poi c'era sempre la collaborazione celeste in questo senso, ma ve lo racconto lo stesso. All'inizio quando a me queste creature di luce mi facevano questo tipo di scuola, io facevo sempre l'esempio della pubblicità. Avete per esempio della pubblicità che per molti anni ci hanno fatto dei detersivi di quel piccolo omino che entrava nella maglia del maglione, che all'interno guardava il maglione in quel modo e riusciva a capire come poteva pulirsi in quel modo. Io per qualche anno, soprattutto in orari mattutini, venivo portato proprio per mano all'interno di questi cerchi nel grano. All'inizio non capivo, poi Maria piano piano mi spiegava, dove io all'interno vedevo, mi facevano vedere proprio dei movimenti veri e propri all'interno. Ecco perché per me, personalmente, dopo aver accettato questo tipo di scuola, è stata una meraviglia continua, perché
Io per primo dovevo evidentemente vederli in modo diverso per poi poterli in qualche modo stilare in un vero e proprio linguaggio. E dopo vedete alla fine che è molto più semplice di quello che pensate. Va, non va? Sì. No, non è in slide. Devi parcheggiare, parcheggia il video, forse, o chiudilo, perché quando ragionano così, vai sul video e chiudilo. Devo diventare sulla presentazione. Il video credo che sia questo aperto. Devi chiuderlo. Benissimo. È informatico, chi conosce i sistemi informatici sa benissimo che se il computer non capisce quello che devo fare, giustamente non lo fa. Per cui presentazione corrente da quello che eravamo arrivati prima. Yes. Per cui, al punto che eravamo arrivati prima, no? Abbiamo sempre questo disegno piatto, che però abbiamo visto essere un cubo all'interno di un cono, e qui abbiamo costruito in 3D, vai la prossima slide, Morello. Qui ho proprio costruito. Allora, da scettici per primi abbiamo detto benissimo, allora costruiamo degli oggetti solidi. Seguitemi. Costruisco una sfera, costruisco una piramide, perché una base quadrata non solo può essere un cubo, se ci pensate, posso avere anche una forma piramidale. Ok? Un cerchio, costruisco un cono, cerchiamo di posizionarli, visto questo movimento, visto questa prospettiva, cerchiamo di posizionarli e poi troviamo un cerchio nel grano che si identifichi in questo. Per noi questa è stata la prova del 9, perché ho detto, se questo ha senso, dovremo sicuramente trovare un cerchio nel grano di perfetta corrispondenza. Vai? Per cui, avete visto nella slide prima, no? Ho posizionato una sfera, ho posizionato una piramide, ho cercato di girarci intorno, grazie all'informatica, con un piccolo programma a livello per trovare la mia direzione giusta. E ho detto, ok, questa è la mia direzione che voglio vedere questi tre oggetti. Vai? Cerchio nel grano del 2001. Perfetto. Calzante al millimetro. Questo è stato l'inizio, ok? Questo è stato l'inizio, perché? Perché questo ci ha dato la conferma che quella strada era la strada, in un certo senso, corretta, giusta, non stavamo perdendo tempo. Vai. Ma ancora, siamo un attimo ancora distanti, se ci pensate, va bene, abbiamo visto questi cerchi negali in modo diverso, va bene, adesso hai cominciato a capire che è qualcosa, ma a leggerli? Come li facciamo ancora a leggere? Vai. Vai. Ok, l'ideogramma l'abbiamo già, ve l'ho già accennato, no? Il concetto di grafico. Per cui abbiamo cominciato a capire come l'uomo da tanto tempo poteva in qualche modo trasferire informazioni attraverso dei simboli. A me piace molto la lingua orientale, in questo caso ho preso dei riferimenti dal giapponese, dal cinese. Apro e chiudo parentesi, non mi piace ricordare questa cosa, ma spesso mi viene chiesto. Io ho sempre coltivato questo particolare perché dopo qualche anno che pratico Taekwondo, è una disciplina coreana, io insegno in coreano tecnico, per cui è la lingua che conosco, e mi piace pensare che in quelle disposizioni di lettere io mi ci sono molto trovato, e forse non a caso mi è stato chiesto all'inizio di fare queste cose. Vai! Per cui notavo che in alcune corrispondenze per rappresentare un certo oggetto, e come vedete volontariamente noi siamo sempre stati nel campo cosmologico, astrologico, sole, luna, pianeti, siamo sempre stati nel campo totale a livello proprio di universo. Per cui notavamo che c'erano delle buone corrispondenze come simbologia, come piccoli tracciati. Vai. E qui vado avanti, no? Chi di voi conosce queste lingue sa benissimo che anche solo dei semplici tratteggi significa numerare un tratteggio corrispondente a 1, 2 tratteggi a 2, 3 tratteggi a 3 e così via. Vai.
Ma che cosa succede? Il nerviaggio che voi avete visto prima, che eravamo con Maria in Egitto, nei nostri vari viaggi poi tra l'altro, perché venivamo spesso, queste creature ci davano, ma qui non voglio entrare perché per chi sa e conosce un po' il nostro percorso, se no innescherei degli argomenti nuovi per oggi. In due parole, avevamo proprio degli appuntamenti in giro un po' per il pianeta per poter poi contattare queste creature, filmarle e portarle come testimonianza, detta in due parole. Ma dovremmo dedicare a ogni argomento uno spazio. Ecco perché Silvano è lì che ride in fondo. Però è la scusa per invitarmi più volte, no? Ok, ti ringrazio. Allora, che cosa succede? Quando siamo arrivati di fronte a questa scrittura, che ad oggi, non so la vostra esperienza in terra egizia, ma per quanto riguarda la mia, ancora il geroglifico viene interpretato come una lingua antica egizia. Non è così. E viene interpretato come una scrittura antica egizia. Non è così. Il geroglifico in realtà ha un supporto sacro, è un linguaggio che è stato creato appositamente per accompagnare al tempo quest'anima in una dimensione diversa. C'è ancora molta confusione su questo e noi l'abbiamo proprio toccata con mano. Allora ci tengo a precisare, il geroglifico è qualcosa di estremamente spirituale per il popolo del tempo. E la semplicità, vai un attimo indietro Moreno perché mi sei corso un po' avanti, bravissimo, vai sulla specchiata del geroglifico. Basta che vai con la freccetta. No, no, basta che lavori con la freccetta. Sì, eccolo. La semplicità, se ci pensate, di queste creature a dare un concetto di inizio, di parola, attraverso un ideogramma, è stato, a mio avviso, è stato per noi meraviglioso. Cioè è stato veramente un qualcosa che ha completato. Se noi prendiamo la lettera A, vedete lì in alto alla destra, gli antichi popoli di quel tempo identificavano con quel disegnino e usavano, vi ricordate, per chi ha avuto interesse di ricercare su questo aspetto, usavano la prima lettera di ciò che veniva rappresentato, per cui nel vario messaggio loro la A di avvoltoio o di aquila, perché al tempo c'era questo animale un po' ibrido che poteva essere rappresentato come un avvoltoio o come un'aquila, e prendevano solo la A. Cioè prendevano solo la prima lettera. Fissate bene sulla mente questo concetto perché è fondamentale. Ditemi se sto andando troppo veloce, ma voglio essere proprio sintetico perché se io oggi vi riesco a portarvi per mano con me, sono convinto che poi la cosa la respirate in automatico, perché è talmente, alla fine è talmente semplice. E noi con Maria, ai nostri incontri, c'era qualcuno che ci diceva: è talmente semplice che perché noi non ci abbiamo pensato? Ok? E Maria giustamente ricordava, ma è per questo che le creature celeste aiutano e collaborano, perché vedono dove tu arrivi e magari ti completano. E poi qui non innesco altri ragionamenti, non lo voglio fare oggi, e l'importante è che noi, esseri piccolini, piccolini, accettiamo anche i nostri compiti. Perché se io ho questo, non posso occuparmi di un compito che un'altra persona. O un'altra persona è stata scelta con quel compito, benissimo, deve portare avanti quel compito. Io non ho mai sentito nelle nostre guide celesti, mai, mai che sia successo in tanti anni, che si siano solo avvicinati a concetti altrui, o che siano entrati in altre dimensioni vicine a qualcun altro. Noi abbiamo avuto questa scuola, proprio di massimo equilibrio e massimo rispetto. Solo quando ne parlavamo e allitavamo solamente il concetto di dire ma questo ricercatore, la guida due giorni dopo ci riprendeva perfettamente e diceva non si fa, non si deve fare questa cosa, ok? Chiudo parentesi, ma ci tenevo un po' a... ecco perché voglio stare così vicino a voi e non seduto lì dietro, perché quello che poi mi viene di dirvi, tanti anni, voi dovete pensare, io sono stato un'anima fortunata, quasi 20 anni vicino a Maria, in giro per il mondo tra l'altro. E le figlie non erano molto contente perché non erano mai a casa. Per cui vai avanti. Per cui cominciavamo a capire che questo era proprio una chiave fondamentale, ok? Ma ci mancava ancora il collegamento letterario, chiamiamolo così. Ci mancava ancora la chiave per dire sì, ma come facciamo a leggerlo? Abbiamo capito che ci sono dei soliti, abbiamo capito che possiamo prendere la prima lettera. Ma ancora, come ci facciamo ad accostare a tutta questa? Dobbiamo trovare un punto fondamentale. Vai.
Allora un giorno queste creature ci fanno vedere questo cerchio. Un cerchio, sì, stiamo parlando di cerchi nel grano, un cerchio. A un certo punto vai, questo cerchio si divide in due, allora diciamo, si divide in due, se colleghiamo il concetto di rappresentazione di una lettera, secondo voi cosa possono essere? Due? Due C. Vai? Per cui, una C di un lato, vai, e la C dall'altro. Allora, se prendiamo la prima lettera e le accostiamo a queste caratteristiche costanti, vai, che io devo per forza trovare in tutti i cerchi nel grano. Siete d'accordo? Nel momento in cui io uso un alfabeto per dire milioni di cose, cosa faccio? Uso sempre, noi italiani usiamo sempre quelle 26 lettere. Oh, se dopo non usiamo quelle che usiamo poco a livello di sintassi, la W, la Y e quant'altro, giochiamo sempre su quelle 21 lettere particolari, ma costruiamo fiumi, siete d'accordo, di enciclopedie. Per cui i cerchi nel grano in realtà, credo, ma non sono un esperto in questo, ma credo che ad oggi ne siano stati catalogati oltre 13.000, credo, ma non ho materiale per poter dichiarare queste cose, lo fa qualche altro ricercatore più affermato, ma credo di aver capito che sono tantissimi catalogati nel pianeta. In realtà dovrò trovare qualcosa in ogni cerchio nel grano, se no la cosa, siete d'accordo con me, non poteva stare in piedi. Giusto, siete d'accordo? Se io devo leggerli in qualche modo, devo trovare in ogni cerchio nel grano, qualsiasi cerchio nel grano trova, lo prenda, devo trovare quella cosa, se no non è possibile leggerli, se no manca qualcosa. Partendo da questo presupposto, vai, aspetta un secondo, il problema principale qual era? Lavorare adesso sull'alfabeto nostro. Per cui, riepilogate, ho capito che abbiamo degli oggetti, ho capito che guardandoli da un certo punto di vista si possono formare, ho capito che prendendo la prima lettera posso formare una parola. Secondo voi, le caratteristiche principali a cosa potevano essere associate? Tanto io spero che oggi, a fine mio intervento, almeno uno di voi mi faccia una domanda. Se uno di voi mi farà una domanda, allora ho accettato l'obiettivo. Se nessuno di voi mi farà quella domanda, allora io ho molta strada da fare ancora, cioè devo ancora specializzarmi a spiegare questa cosa, ok? Arrivati a questo punto qui, secondo voi, quale potrebbero essere, ma adesso vi faccio vedere, non voglio che vi scervegliate, noi ci abbiamo messo del tempo, vai. Le vocali, abbiamo cominciato a fare le vocali, ditemi in quale cerchio nel grano non c'è un qualcosa davanti a qualcos'altro. Ditemi in qualsiasi cerchio nel grano che non esista qualcosa all'interno di qualcos'altro. Ditemi che non ci sia qualcosa di che va unito. E vedete? Stiamo estrapolando le vocali. Interrompetemi se avete dubbi, eh? Questa è la chiave, questa è la chiave. Sto solo dicendo che noi abbiamo avuto la fortuna, attraverso queste creature di luce, di poterli leggere, di proporre una... Da ricercatore italiano hanno parlato a me in italiano e hanno insegnato a lavorare sull'alfabeto italiano. Ok? Domanda logica, domanda perfetta. A noi ci è stato chiesto come mai non l'americano, come mai non il russo. Ricercatori italiani hanno parlato a me, hanno parlato a Maria in italiano, e da italiano io ho dovuto lavorare sulle lettere che conosco dell'alfabeto italiano. Ma qualcuno, abbiamo avuto qualche ricercatore che ha detto, ma potrebbe essere interessante sviluppare anche questa cosa qui da qualche altra lingua. Buongiorno Pierre, buongiorno, come stai? Per cui sicuramente ciao Pierre. La tua domanda è perfetta, perfetta, ma la risposta che ci siamo dati è stata molto semplice. A me perché sono italiano e a me perché conosco questa lingua. Vai avanti Moreno, per cui una volta estrapolate le vocali, ci siamo concentrati in tutte le consonanti. Per cui la B di base, e vi ripeto sempre questa domanda, ma ormai penso che avete collegato il vostro meccanismo di pensiero.
In ogni cerchio del grano credo che possiamo identificare un cerchio. Possiamo identificare qualcosa dietro a qualcos'altro. Ok? Per cui, alla fine, tutte queste caratteristiche, siete d'accordo con me, si possono trovare in ogni pittogramma o in ogni formazione. O qui abbiamo un esperto, un grandissimo esperto a livello internazionale, o come li vogliamo chiamare, Pier, giusto? Cerchi, nel, sul, in, dove, possiamo chiamarli in tantissimi modi, ok? Ma siamo d'accordo, siete d'accordo con me, che queste sono tutte caratteristiche che noi prendiamo e troviamo. Per cui lì possiamo partire, cioè possiamo partire ad estrapolare dei veri e propri messaggi, ok? Io vi ho portato dopo un paio di esempi, e mi aspetto sempre poi questa domanda, ho quasi finito, adesso corro un pochino, ma ho quasi finito. Gli esempi che ho portato qui, vai, almeno vi parlavo delle 21 lettere, vai. Qui ho accennato, va bene, principi di gematria si chiama, cioè l'interpretazione, sapete no, che poi l'interpretazione numerica attraverso dei messaggi, si parla anche di culture e conoscenze molto antiche, vai. Vai, 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 sì, questo abbiamo già spiegato. Io ho messo questa bella similitudine che mi piace, per cui fatalità, la parola Gesù e amore ha lo stesso risultato numerico, che per me è una cosa meravigliosa, tanto più che ha un risultato numerico particolare, che è il 7. Non entro nel campo della numerologia, oggi è una cosa di passione, poi non so, la vostra preparazione e quant'altro, ma chi ha un po' di ricerca in questo campo sa che sono delle analogie di un equilibrio e di una perfezione, non a caso, perfezione celeste. Vai. Qui no, ho messo un caso semplice, ma vai, vai. Adesso, siccome vi ho visto belli, vi siete proprio incanalati velocemente, là, vai, vai. Io qua ho fatto esempi semplici, però voi siete già pronti da esempio complesso. Per cui, vai, 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 vai. Ho preso un paio di cerchi nel grano che, giustamente, erano, vai, 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 erano difficili, vai, 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 vai. Vai Moreno, devi andare fino a un primo cerchio rappresentato complesso di vai, 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 vai. Dove era difficile trovare un'analogia, cioè dove la difficoltà era, per il momento attuale, associare qualche somiglianza, come vi ho detto all'inizio del mio intervento, no? Ad oggi è stato fatto un grosso lavoro, ma di traslazione, cioè di somiglianza, di analogia. Non ci si è mai ancora diversificati su questo. Noi graziosi e amorevoli ricercatori del campo, abbiamo conosciuto tutti, compreso Pierre, e noi siamo stati contentissimi quando abbiamo visto tutto lo sviluppo in tal senso. Ma dimmi se sbaglio, Pierre, una volta stessa tu hai detto, questo sembra veramente il metodo, l'unico metodo per poterli leggere, perché nessuno si è avvicinato al cerchio nel grano con questo sistema. E Maria, mi ricordo, una volta ti ha detto, questo non è il nostro frutto, cioè noi non avremmo potuto fare nulla senza l'apporto di queste creature, come si facevano chiamare i meridiani, ok? Vai, queste sono sempre analogie legate alla vibrazione, non voglio entrare in quel campo, ok? Questo è un cerchio nel grano del 2003. A questi cerchi nel grano, per quanto possa essere di mia conoscenza, è sempre stato fatto un'ottima analogia con pianeti, direzioni, movimenti del cosmo e quant'altro. Ma non si è andati al di là di questo aspetto, ok? Noi abbiamo cominciato ad applicare questo sistema. Per cui i primi tracciati che noi facciamo, che io faccio in tempo reale, è solo il tracciato per estrapolare quelle caratteristiche che vi dicevo prima. Per cui vedete, un vertice, un punto, una linea, messa così sembrano dei piccoli schizzi, ok? Vai. Ma in realtà, quando si va a lavorare sull'aspetto e si toglie, vedete, si toglie il cerchio nel grano dove io sto vedendo, rimane il mio tracciato, rimane quello che ho tirato fuori io, vai, e lo prendiamo settore per settore, uno alla volta, Moreno, così facciamo vedere. Vedete che in realtà io vado a estrapolare la T di triangolo perché mi interessa solo la T. La stessa cosa del geroglifico, avete presente, no? Uso quella parola, identifico quell'immagine e formo la parola. Non è complicato, vero, questo meccanismo? E noi non, comunque non avremmo potuto arrivarci da soli, sinceramente.
altre. Per cui vai, tutto attorno alle varie sezioni, vedete, ho estrapolato in questo caso la L di lato, vai, vai. Alla sezione 3 un punto. Adesso dovremmo avere sempre una slide di fianco che vi ricorda l'alfabeto, no? La P di punto, la L di lato e così via. Ma io ve l'ho fatta passare prima velocemente. E via via, vai, via via, via via, via via. Tracciamo tutti i vari punti. Benissimo. Apro e chiudo parentesi. Nella pubblicazione che è uscita in questi giorni, tutta questa sintesi c'è. Quello che io vi sto spiegando in pochi minuti, qui è tutta spiegata, in maniera semplicissima. Io ho detto, istruzioni per l'uso ho voluto all'editore. Perché? Perché ho la speranza che un giorno la gente se lo prenda, si prenda un cerchio nel grano e lo legga. Perché dietro ci sono messaggi che sono di una complessità e di una meraviglia meravigliosa. È tutto semplice, è tutto semplice e spiegato. Vai. Messaggio finale, vai. Abbiamo 8 simboli. Io faccio sempre questa unione numerica. Avete capito perché? Per dare anche quel senso di equilibrio, in questo senso. Vai, perché qui li ho incanalati. Troverete la presenza della vita in altri pianeti. Per noi questa è stata una conferma di ciò che poi è avvenuto. I meridiani stessi ci ricordavano, guardate che ogni giorno verrà scoperto qualcosa di nuovo e tanti testi dovranno essere riscritti. Io non passa settimana che non riesca a leggere oggi articoli di questo genere. Le scoperte che si stanno avvicendando stanno veramente riscrivendo un sacco di informazioni. Vai, Moreno. Ne ho preso un altro. Adesso collegate questo meccanismo. Questo è un cerchio del grano del 2000. Questo vi assicuro, io non sono riuscito a trovare spiegazioni sostanzialmente che potessero... Io ho detto, benissimo, pensate che con la scuola che avevamo con i meridiani eravamo ancora in prima linea, perché la prima pubblicazione con Anima Edizioni l'abbiamo fatta ancora nel 2005, ok? 2006, per cui ancora qualche anno fa. Per cui quando noi trovavamo un esempio di questo genere eravamo anche motivati, perché diciamo, bene, questo è complicato, questo lo dobbiamo fare, perché se non sta in piedi abbiamo sbagliato ancora strada. E loro, queste creature, ci stavano lì a guardare e ad ascoltare. Vai. Ho preparato i miei tracciati perché tiro fuori tutte le caratteristiche che secondo me, la nostra, non vuole essere, mi raccomando, una verità in assoluto. Il concetto è sempre interpretativo, Io vi sto raccontando un'esperienza di interpretazione, ok? Qui non c'è né verità assoluta né meccanismo in assoluto, è solo pura interpretazione. Io interpreto i tracciati che a me stanno dicendo qualcosa. Io nel libro lo dico, dovete voi poi ricercare quello che il vostro cuore vi dice, quello che il vostro occhio vi dice, quello che è la vostra sensibilità, perché siamo tutti uguali, abbiamo, come diceva Maria, siamo tutti nati con le stesse caratteristiche, poi molto dipende da noi, da come le sviluppiamo, da come le coltiviamo e così via. Per cui ognuno di noi poi ha una sua identità e un suo pensiero. Vai? E anche qui vedete, io qui ho estrapolato 13 punti principali, vai? E ho cominciato a tirare fuori, vedete, tutte le varie componenti. Guardate il messaggio finale, vai Moreno, un messaggio finale che dice questo cerchio nel grano, o che dice a me questo cerchio nel grano, meglio che dice a me, vai? Vai, 13 simboli. Incanalati, voi ascoltate poco il vostro cuore mentre la madre terra soffre, basta orrori. Non so, credo che se è semplice la domanda, sì, se è riflessiva appena ho finito. Vai, tecnica. Grazie. Se ho capito bene, il sistema di riferimento sono 21 lettere europee, però non ho capito come si arriva dalle lettere ad avere delle parole complete, dal V al voi, dall'A all'ascoltare, dal P al poco, che è un po' un riferimento
tipico del Giappone, che ha 7000 kanji, dove ogni singolo kanji è una parola completa. Ho risposto un paio di minuti fa. Il primo concetto è l'interpretazione, è quello che io interpreto attraverso la base di ciò che noi vogliamo guardare, per cui il cosmo, l'universo, i movimenti, i pianeti, ok? Ecco perché mi aspetto poi una domanda ben precisa alla fine, che ancora non è arrivata. Per cui, nel momento in cui io estrapolo la V di vertici, io in quel momento là do quella interpretazione, capito? Tiro fuori la parola del voi. Ok. Capito? Ecco perché in questa ultima pubblicazione, tra l'altro poi vi spiegherò come è nata l'idea, io ho forzatamente specificato ancora questo. Cioè, la chiave è sempre interpretativa e assolutamente individuale. Questa è solo una proposta di una scuola diversa, prego. Assolutamente sì. Ma mi aspetto ancora quella domanda, Ma vi state avvicinando, mi piace, perché poco tempo si vanno, fermami, fammi un segno, io non sto guardando l'orario. Sto cercando di dare la sintesi. Ah, ok. Grazie. Vai? Ah, va bene. Qui, come voi sapete, abbiamo fatto, ma non avevo bisogno oggi, io ho visto tutti molto preparati e attenti, vai. Per cui qui e dopo io ho bisogno di far vedere proprio la formazione di quello che abbiamo fatto. Qui noi abbiamo sostituito a ogni cerchio un cono, perché spesso in alcuni incontri alcune persone non accettano gli step iniziali. Dice, ma perché deve essere per forza visto un cono? E per cui quando siamo a uno step iniziale, allora io uso sempre questo esempio. Cioè noi abbiamo sostituito 409 cerchi nel definito il Big One, o sbaglio, è vero? È stato definito nel mondo il Big One, il top, a parte l'uomo falena, a parte questo, l'ultimo... è un falso, benissimo. Per cui questo, vedete perché all'inizio Pier tu non è ancora arrivato, io ho fatto proprio una post-prefazione iniziale che io ne, per scelta, per scuola di Maria, io ne sto fuori da questo ragionamento. Qui abbiamo fatto vedere, vuoi farlo vedere? Dai, se vuoi. Volete vedere quello che abbiamo fatto in 3D? Abbiamo sostituito a ogni cerchio un cono e abbiamo voluto vedere cosa succedeva, perché non avevamo idea cosa succedeva a renderlo in 3D questo cerchio nel grano. A mio avviso è stata una cosa meravigliosa, perché guardandolo da un punto di vista diverso e guardandolo da una prospettiva diverso, sembra proprio un DNA cosmico, sembra la treccia di un DNA proprio a livello universale, ed è meraviglioso. Questo l'abbiamo interpretato noi, perché vedendolo poi con questo programma, tutto sostituito, tutte le varie grandezze, tutti i vari livelli, abbiamo cominciato proprio a vedere, vedete, questa chiave elicoidale in movimento. Ma mai avevamo pensato che questa cosa riportata in quel modo. E poi eravamo sempre molto scettici noi per primi, perché abbiamo detto, ma se cambiamo prospettiva, vedete che adesso io sto cambiando prospettiva, e dicevo, ma se da così riesco a vedere questa... Attenzione a fermarlo, vai, fermalo. Niente, non ci sei riuscito, devo fare qualche secondo in più. Alla fine di quel movimento vedrete perfettamente il cerchio nel grano, perfettamente la figura piatta, che però vedevamo piatta. Torna alle slide, non c'è problema, Moreno, lascia stare. No, lascia stare, tanto hanno perfettamente capito. No, lascia stare, vai fuori, chiudi. Quasi finito, Vai. Per cui questo era, come vi dicevo, qui abbiamo scoperto poi 7, la solita corrispondenza di 7, un numero particolarissimo, per cui si vedevano, vai. Questo è un punto, un fermo immagine che vi dicevo prima, per cui si notavano proprio 7 livelli particolari, vai, questo è un altro cerchio che abbiamo rappresentato, sempre per noi... vai, non so se riuscite a leggere velocemente, ma qui è sempre per interpretazione. A noi piace ricordare, ci piace ricordare, a me piace ricordare oggi, vai, che la lettura dei cerchi nel grano per noi è sempre l'aspetto più sacro, più spirituale,
E alla domanda, sì, ma alla fine, perché ancora qualcuno me la sta facendo in maniera molto diretta, sì, ma alla fine, il succo qual è? Il suo ritorno, sono tutti aspetti, sono tutti dialoghi che si fanno, il cielo parla, la terra parla, parla, ormai stanno parlando chiunque e chiunque si prenda la responsabilità di farlo come noi. A me oggi, non avendo più Maria, vi assicuro che il mio primo anno di crisi mistica è stato totale e mi sono chiesto giorno e notte cosa avrei potuto testimoniare oggi, ma mi sono convinto che oggi, non mai come questo tempo, l'esperienza di tutti, il pensiero di tutti, abbiamo sentito quella bambina parlare prima, no, di 12 anni, cioè il sentimento deve unirci in una strada. E se lui adesso in questo tempo ha deciso di ritornare, probabilmente, dico probabilmente, non ho la verità in tasca, ma probabilmente sta riunendo di nuovo tutto il suo popolo, secondo me. Vai, 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 corri, corri anche qua. Cos'è successo? È troppo veloce. Ah, vai, vai. Vai, qui io spiegavo in sintesi un po' come venivano realizzati, ma poi nelle nostre pubblicazioni le potete trovare tranquillamente queste informazioni. Vai, 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 credo che poi alla fine così rispondo a questo paio di riflessioni. Vai, vai. Io vado. Qui tocco il concetto olografico, un po' di come abbiamo interpretato quello che succede un po' in un campo, vai, sempre su indicazioni dei meridiani naturalmente. Ok? Questa è la copertina, quello che vi facevo vedere. Avevo deciso di parlare di Maria oggi, ma l'uscita nelle librerie di questo piccolo e semplicissimo lavoro, siamo messi d'accordo con Silvano che oggi ve ne avrei parlato, cioè comunque l'avrei accennato. Spero di essere stato veloce, spero di non avervi fatto confusione, spero di avervi dato una prospettiva diversa. Sappiate che qui io ho cercato in poco più di 100 pagine spiegare più di 10 anni di percorso. Grazie. No, c'era un altro, aveva un'altra domanda, ma hai già risposto. Ah, ho già risposto. Tu di? Domandina estremamente banale. Siccome non tutti i centri di grano sono reali, alcuni sono contraffatti, come avete fatto a riconoscere quelli buoni e fare tempo su quelli inventati? Non ci siamo affidati al vero o al falso, siamo sempre stati al di là. Abbiamo sempre cercato di estrapolare, soprattutto col canale di internet, soprattutto il canale informatico, internet, quelli che venivano più discussi. Sarà vero, non sarà vero, sarà vero, non sarà vero. Per cui noi, per scelta, come dicevamo prima, volutamente, per volere preciso di Maria, siamo andati oltre. A noi non ce ne frega niente, anzi Maria lo diceva, sai, nelle conferenze, diceva bellissimo se c'è qualche uomo che ha questo cuore così grande e ha questa conoscenza così profonda. Lei lo diceva ironicamente, pur sapendo chi fa tutto questo lavoro, ma come sappiamo, e non mi voglio dilungare oltre perché è un argomento che non mi piace, non lo voglio affrontare e non mi piace, siamo bravissimi a copiare. Adesso siamo tornati di nuovo nel terzo millennio, vogliamo risostituirci di nuovo al divino. No? Con la clonazione vogliamo fare adesso noi l'uomo perfetto. Mi fermo qua, non voglio andare oltre, ma spero di averti risposto. Dappertutto. Sulla sabbia, sulla neve, sull'acqua. Dappertutto. Pierangelo, Pier Giorgio, scusa Pier. Scusa. Vabbè, un angelo va bene. Ma però vedi virtualmente. Pier Giorgio, giustamente nella sua ricerca, ha spesso ricordato che ormai dovremmo cambiare gli acronimi, perché nel pianeta oggi vengono fatti, noi li stiamo aspettando in una zona particolare, perché i meridiani ci hanno detto che a un certo punto di questo vostro percorso, hanno usato questa coniugazione, vi riperderete, e allora noi ne faremo alcuni dove sarà impossibile, come caratteristica di te, se, e hanno detto, dicevano, perché oggi Maria non abbiamo più il canale in tempo reale, se ancora discuterete su questo, anche perché vi ricordiamo che tutta questa scuola, dice, per dirvi quello che dovevamo comunicarvi al cuore, avremmo potuto fare pochi cerchi, e siamo qui che continuiamo a farne, dobbiamo fare, pensa quanto dice, quanto siete... Ok. Cioè quella lì potrebbe
No, ci sono già gli alieni sulla Luna, non è possibile, saranno già loro. Non ha mai dimostrato che ci sono delle basi aliene. Però non hai letto il mio libro? Mi dispiace che non hai letto il mio libro, perché il mio libro spiego come si fa a riconoscere un cerchio sul grano fatto dall'uomo da un cerchio del grano fatto da oggetti volanti non identificati. Ci sono 6 caratteristiche che il cerchio fatto dall'uomo non può assolutamente avere. Per cui se anche ce n'è una sola di queste caratteristiche, lì ci sono. No, vai un altro invio. Ok, l'ultima cosa. Dico solo una cosa. Dimmi. Smettiamola di chiamarli alieni. Cioè, ormai sono qui. Alieno significa intruso. Ma quello più ormai ci siamo fatti l'abitudine. Ma finiamola di chiamarli alieni. Perché? Perché se. Maria lo ricordava sempre, diceva, ma se io vengo ospite da te e tu mi interpreti sempre come non gradito, ma un bel momento, io scusami il caffè da te, non lo vengo più a bere. È normale, per cui andiamo a vedere, questa è una cosa che mi sto ponendo io ogni giorno, andiamo a vedere bene il significato delle parole che usiamo, perché cambia completamente il concetto di quello che vogliamo dire. Mettiamoci d'accordo su questo, perché a parlare si fa bella figura, applaudire si fa presto, ma se non usiamo bene, almeno ci proviamo a usare una terminologia corretta, rischiamo di dire una parola e travisare completamente alieno, basta. Maria lo diceva in 70 lingue agli incontri, basta ragazzi, chiamiamoli in qualche altra forma, intelligenze diverse, strutture antropomorfe diverse, chiamiamoli in qualche modo, come volete, ma non alieni. No, fratelli cosmici, però siccome è più facile far capire cosa si intende dicendo alieni. Scusami, ma voglio dire, io li chiamo normalmente fratelli cosmici, perché questo è. Essendo tutti fratelli nel cosmo, anche loro sono nostri fratelli. Fai la domanda? È veloce, è riflessiva o quanto tempo ho per rispondere? No, un minuto e mezzo. Ma dici sempre fatte sulle campi di cultura o ciò, se attraverso le tue ricerche scopri che non è stata qualche pubblicità occulta a fare l'immagine di Silvio Berlusconi su qualche campo, che ne so, giusto per non fare nomi, magari puoi anche applicarla, però voglio dire, siccome che in questi ultimi anni noi ce lo dicevano già con Maria, già agli inizi di questo millennio, diceva se continuate a fare questa confusione qua, dice, non ne andiamo fuori. Il cerchio di prima, il Big One, come abbiamo definito con Pierre, doveva togliere dubbi, fatto di notte, fatto con l'acqua, fatto in quella velocità, fatto di quella grandezza, doveva togliere ogni dubbio, caspita, ha creato 100 nuove guerre, quel cerchio nel grano, o no? Per cui, ottima domanda la tua. Fai tu il ricercatore, capito? Cerca di capire tu, perché se la Nike domani fa un bel simbolo, sì, e poi magari qualcuno il giorno dopo dice ma questa è la cosa mia, poi tu devi essere intellettualmente razionale per... No, dai, c'è ancora quel signore lì che è stato il primo che mi aveva chiesto questa riflessione. Poi chiudo perché sennò Silvano... Io so, sono simpatico a Silvano, ma fino a un certo punto poi Silvano non mi può più vedere, quando lo riprendo così poi non mi può vedere. Basta alieni, dopo lui si arrabbia. Non mi ricordo più il tuo quesito iniziale. Sì, ho capito. Secondo noi... Ci sono già dei ricercatori che se ne sono occupati. Ci sono già ricercatori che se ne sono occupati, io ho già letto pubblicazioni di questo genere, ok? Io ti posso dire che i meridiani ci continuavano sempre a fare una riflessione continua. Stiamo facendo in tutti i modi possibili, stiamo cercando di farvi ragionare, stiamo cercando di rendervi consapevoli. Okay? Per cui ogni volta noi decidiamo una strategia o vi diamo un messaggio
o vediamo un'indicazione, o cerchiamo di collegare un'indicazione, o prendiamo al volo quella possibilità, è sempre per, ma poi stiamo a guardare, perché se noi facciamo, abbiamo un escamotage, abbiamo una strategia, no, che può essere anche questa, mandate sul cosmo una cosa, noi vi diamo una risposta, ti sto sempre mettendo il sé, perché noi non vogliamo sostituirci la parte, come diceva Maria, non siamo né scienziati, non siamo né professionisti, non viviamo su questo, siamo semplici persone, scelte e ci è stato chiesto, volete fare questo? Sì, volete fare questo? No, amici come prima, ok? Per cui noi pensiamo che tutto ciò, se questo serve per costruire qualcosa, va bene, va benissimo. Se questo invece crea confusione, scusami, ma capisci? Per cui noi abbiamo sempre tenuto questa chiave di lettura. Se domani mattina vediamo il sole che diventa arancione e questo fa ragionare la gente che forse un Dio c'è, bene, che diventi anche verde. Hai capito il sole? Ma se il giorno dopo che diventa verde, qualcuno ha pensato di farlo diventare verde per un minuto, scoppiano altre 15 guerre nel pianeta. Scusami, meglio che lo lasciamo del colore che è. Non so se ti ho risposto come concetto. Ok, va bene, perfetto. Grazie. Ringraziamo Luciano ovviamente e diamo immediatamente la parola perché dobbiamo andare leggermente veloci.